ragazzi, e bentornati sul canale di Nebula. Siamo qui oggi su un nuovissimo episodio di Outlast, però oggi non saremo soli, come potete vedere saremo in compagnia di... DJDD. Ecco qua, finalmente ve lo porto sul canale, anche se abbiamo fatto un altro video, ma non ve l'ho ancora caricato, sti cazzi. Continua. Allora, se facciamo continuo, allora, vuoi giocare tu oggi? Possiamo iniziare. Diciamo che non mi trovo molto bene, i comandi. Guasto. Siamo arrivati, se hai visto lo scorso video. No, cominciamo molto bene. Sì, proprio questa pozza di cadaveri, così. Allora, ma non si... allora. Dove si va? In giro? Vabbè. Sì. Okay. Lagga. No, si sa che lagga. Dovessi seguire un attimo il sangue, però, Where is? Enderra, non è che... Dove può essere? So... Sto, scappo! Scala, scala! Scappa di là. Dove? Ok, ora dove? Ora dove? Ti lancio. Dove? Ragazzi, siamo morti la prima volta. Allora, facciamo una cosa. Dico che io non sono un fenomeno. Esattamente. Allora, la porta abbiamo visto che era quella lì. Quindi io farei così dovevi fare. Spazio? Sì. Ma l'hai fatto spazio? Spazio, non sì. Nebula. Nebula spazio. Allora, queste cose... Togli da testa queste battute pesse, perché... Dai, che succede? Siamo morti per una seconda volta, allora... comincia molto bene. Non sei rimorso in 3 game, per 4... Infatti, dobbiamo venire prima. Ma allora, io sono un fenomeno. Ma, forse appunto perché c'è tu che stiamo morendo. Non ti è venuta in mente questa cosa. Dai. Non posto ben illuminato, la luce qua... Si chiama Outlast. Oddio, cavolo sotto. Illuminazione. Vabbè, no, dico io, vabbè. No. Qual è il volume, giovane? Qual è il volume? È il volume? C'è il volume. Non va da. Poi lo alziamo, poi. Ok, non c'è questo va tagliato. No, non va. Perché va. Siamo riusciti a sfuggire al tizio. Allora, però vediamo di non morire, perché giustamente. Non c'è un cazzo. Andiamo qua. Non è che ci compare qualcuno sempre. No, allora. Vuoi giocare tu? Vabbè, ma sì, ma è una cosa leggera. Lo so che freni dal giocare tu, lo so. Però è un posto bello illuminato. Allora, non è che questi posti mi ispirano con moltissima fiducia, se dove è la verità, perché questi... Carcere, cos'è? Secondo me puoi andare là sotto. No, posso andare qui sopra. Perché ci sono le barriere con le cose del letto? Sai, è una prigione, è un manicomio. Ma con le cose del letto? Ah, c'è la luce adesso. Ma ci stai inseguendo. C'è un po' di casino. Ci stai inseguendo. Secondo me sì. Passiamo qua. Ma non ti vedo, secondo me. Veloce, che sennò ci incappetta. Beh, siamo alla cosa C. Ok, ha salvato, quindi. Scendiamo. Non si può andare. Oddio, perché lagga? Vai giù, vabbè, vai giù. Io ho visto che si va di qua. Proverei a vedere che c'è di qua. Forse mi sono passato un po' prima. Nedes! Porca! No, non c'è. È pacifico. Sì, mi immagino. È pacifico, guarda, c'è. È sulla sdraio pure. Fammelo vedere! Giovane, sorridi? Meglio di no. Vabbè. Mamma mia, mi si ricorda qualcuno questo qua. Chi? Tizio, non lo so. Non facciamo hate. Ci derungio. È chiuso. Allora, dobbiamo andare a forza di qua, Ho questa strana sensazione. Non è una bella. Perché c'è. Ah, c'è luce. Allora, non è una stanza con mezzo un cadavere. Lì! No, non lo guardare che lui non ti vede. Ah, no. Facciamo. No, c'è uno che sta arrivando! Non guardare che lui non ti vede! Non devi ridare! Beh, è tutto legato. Come sei bello! È legato. Che tipo. La tua pelle è così, dice, va bene. Io. Non mi toccare, Non gli stare davanti a questo qua. Vabbè. Neanche io. No, ci sei, vuoi me ne andrei? Non è che. Non è per sfiducia, però. Sì, sicuramente, ora. Sì, adesso. Operati! Trovo la chiave, libero proprio ora. Cesso. Ragazzi, non è che sia una bella cosa. Cesso. Vabbè, dai, sto facendo il tour del cesso. No, ce l'hai con. No, allora, non ti fa niente questo qui. È come i cani. Se tu non li guardi, non ti fa niente. È innocuo, però è brutto. Lo so che è brutto. Tutto è brutto qua dentro. Non c'è una cosa bella. Vabbè, facciamo il giro delle celle, ma dai. Sembra quei tizi, dobbiamo andare. Io metterei davanti ai tizi, ti farei... No, paura. No, che ti fa
Ah, dobbiamo andare qua, c'è questo... non proprio, sai, voglio essere panico. Guarda com'è bello, zoom, zoom, zoom. Oddio. Mi si vede un po' di cervello, salve. Mamma mia, sei fesso. Ti mandiamo un video di Wilbush, la parrucca. No, non dirlo, non ti niente, se ci vengono a rompere i coglioni, no. No, ciao, vai, guarda come dondolo, vai, guarda, giù. Allora, gli infarti sono proprio... Allora, quando tu nomini quella persona, mi toccherei. È l'innominabile, praticamente, non si può toccare. Quando tu la nomini, ti zanda tizia addosso, quindi non è molto... I morti fanno esperimenti sui vivi. Vabbè, non ci interessa, non siamo interessati. Ma giù! No, su, giù, stavolta la tizia non ci voglio andare. Non ti chiudere dentro la... Vedi che c'è scritto. Guarda, che vuol dire Winter? Tu sei un poliglotta, che vuol dire? Beh, vabbè, un coso inutile. No, allora ragazzi, non ci fermiamo a leggere su quella cosa, no, perdiamo veramente un po' dello tempo. Infatti, una volta il dottore mi ha detto che se facevi vedere la nostra vedere cosa? DJDD, vedere allora, ascensore bloccato. Quindi, scusa, ma allora hanno la cosa super tecnologica che fa vedere l'ascensore bloccato con LED e non hanno luce per questi qua, una luce, sì, una lampadina, cioè. Vai all'IKEA, te l'ho dato la regala. Allora, dobbiamo andare qui, però non mi fido molto a passare per quei corsi. Ma perché tu sei la gnotta di tua madre? Vai, tranquillo. Siamo quasi sotto, bene. Allora, là c'è il tizio che non mi ispira fiducia, Nessuno qua ispira fiducia. Normale. Chiudiamoci dentro. Va bene, siamo pure che noi che vabbè, letto. Un cesso, niente da fare. Non c'è niente. Non è che dobbiamo andare di qua. Secondo me non dobbiamo andare. Dobbiamo andare un po' posto. No, dalla parte. Aspetta, a giocare a questo gioco abbiamo sbagliato. Principalmente. Sì, esattamente. No, io non mi fermo. Sappiamo che. Di qua. Dato che non c'è niente, sottolineiamo che la musica dell'intro l'ho fatta io. Ti faccio scendere. Amico, ce l'amico. Ci chiappettano. No, da dietro. Invece non mi sporgerei. Vai via. Mi sporgerei. Vado retro Satana proprio. Si vede molto. È dai, bello. Dice. Giù. Zoom. Ma che zoom? Guarda. È bellissimo. Guarda, queste situazioni crediamo nelle cose sbagliate. Questo che ci sta. Vogliono essere poi molto filosofici questi qua. Non una faccia da leopardi. Non riesco. Allora, qua c'è un buco. Vai, io ti dico, vai in quel buco, vai. Giù. Opla là. Dove siamo? In un posto accogliente, vero? Io nella parte buia non andrei. No. Vabbè. Se no che ci giochiamo a fare, se non ci cagliamo. Vedi che c'è qua, c'è una bella pila. Perché abbandono pile? Perché magari c'è... No, questa cosa non mi... Perché ci dobbiamo nascondere? Da chi ci dobbiamo nascondere? Può compare un tizio davanti. Che ci vuole? Ah, ma anche qua, quindi non è molto. Ok, allora vediamo la nostra nota che abbiamo scritto noi. Vabbè, non sti vabbè. Cazzi, bene. Vuoi giocare tu di gente? I gamberetti! No, questo è un po' fermo. Ma perché se sono blu gamberetti? Fegato di merluzzo. Non me... Findus. Che succede nelle docce? Di gente, sai che succede nelle docce? Cosa ponente? Non voglio saperlo. Non vogliamo saperlo. Ma che te ne offre delle emozioni così quando si gioca? Guarda qua, te che giro turistico, guarda. Proprio... C'è gente che pagherebbe per visitare questo manicomio. Invece noi ci andiamo gratis, ti rendi conto? Vabbè, tranne che per il costo del gioco ci siamo. Che, ricordiamo, io l'ho comprato il gioco. Sì, proprio sì. Queste botte di lag. Raggiungi le foglie, attenzione. Sono solo un luogo molto raccomandabile, le foglie. Però questo loro ce le fanno. Cos'è? Ce le fanno, Polpette! Ragazzi, il gioco è... E dalle mille risorse questo gioco. Fantastico. C'è tutto, c'è dall'horror al... Cucina, Cookie Mama, al DS. Oddio. Giù. No, non si va. Pilo. No, ecco, questo posto mi sapeva di arena. Ecco, qua le polpette. Che è arena degli shit. Masterchef. Forse dovremmo passare qui sotto. Noi. Salve, tutto a posto? Buongiorno, sono incastrato. Che fa? Un pisolino, eh? Vabbè, lo lascio. Tutti pelati, sono uno così capelli. È ricco di parrucchieri. Dai, chiudiamo un po' qua. Andiamo verso il buco.
Ma dobbiamo sempre messo i buchi, ragazzi. I buchi ci attraggono, dobbiamo attenzione a messo i buchi. Magari se siete speech. Ma vedi, è ritrocciata la luce. Sta cazzo di luce. Cos'è? Dopo me. Di nuovo. Perché la scena. Mi fai catena. Fammi vedere, fammi vedere. Fammi vedere. Un polmone, una aorta, una trachea, benzo, un po' di cose. Quando vai nel bagno di solito lasci queste cose. Sì, infatti, nel cesso, tra l'altro. Cos'è? Una fessura una che ha una forma molto ambigua, questa fessura qua. Per questo è una traccia. Noi attraversiamo la fessura. Vabbè, basta dire questa loffia che basta, è chiamato così. Ha salvato. Ha salvato. Allora, qui c'è una mappa. Allora, noi siamo qui, stando dove c'è il puntino. Quindi andando a destra alla prima, dobbiamo già a destra, pensavo sì, andiamo in tutto. Vabbè, vai dritti. No, acqua. No, in quell'acqua non c'entrerei. Magari escono dei tratti di fogna così. Non è molto raccomandabile. No, ma... No! Ma questo qui è onnipresente, è dappertutto. Massimo Boldi! Oddio, ma... No, Massimo Boldi no! No! Giù, salta, vai Massimo Boldi, no, lascia il fisico, è invecchiato Massimo Boldi. Ah, no. I seggi dei panettoni sono falliti, quindi andiamo giù. Vai la chiudi la porta! No, mi sono... No, va là, ma toccato! No, Massimo Boldi, che fisico! Cinghiappetta, Massimo Boldi, no, no, ha sangue, ecco. Perché no. Ragazzi, ci sto facendo con Massimo Boldi e ce l'ha messa nel bondo. Perché ti ho detto di... chiudere la porta. Però giochi tu, vabbè, che giochi tu. Vabbè, non sto saltando. Non è molto... Space. Giù. Ci sta gente seguendo. Questa musichetta non va bene. Lui da qui no. Da qua non ti vede. Forse lui è già da qualche altra parte. Massimo Boldi! Non gridare, porca mignotta. Bella qua. Fa footing, Massimo Boldi. Bello. Io sono fisicaccio. Gira, guarda come è sexy. No. Non lo guardare, ecco, io non ti guardo, non lo guardare. Che lo guardo? È talmente brutto che lo guardo. E qui ancora. Oddio, ma si è appostato. È andato. Appena usciamo ce lo mette a pressione. No. Io passo in cisti. Volevo passare in cisti mentre ce l'hanno messo a fuori. Visto. Zompa! Apri la porta. Ah, c'è il trucco. Adesso non lo guardare che lui non ti guarda. Ma forse nemmeno c'entra perché non ci ha visto intanto. Massimo Boldi è stupido. Allora lui vuole fare gli hanno dato la testa. Allora, ho capito che vuoi fare le tre salto canale, però non prendo niente. Ma non è che sta bussando Massimo Boldi, eh? No. In quel caso non mi fido. La sorpresa, Gino. Pila. No! Ciao, senza premere un bussa però, eh! Massimo Boldi si bussa, maleducato. Dobbiamo nasconderci, dobbiamo... Come metterli là sotto? Dove l'hai messo prima? Nel buco. A lui piacciono i buchi, ragazzi. Ogni buco è galleria. Ci passa. No, non ci passa. Ma è rimasto qui. Ciao Massimo, ciao! Ciao! Ora, è andato Massimo. Dove dobbiamo andare? Ti ricordi quella mappa? Manco per me. Grazie. No. Non si capisce niente. Se Massimo è là, allora quindi sarà lì. Perché mi ricordo che era a sinistra, quindi sinistra è sempre là o no? Forse. Il mio senso dell'orientamento è che. Quindi adesso Massimo non ci andrei là per tutto il posto. Io ti offro qualche cosa, Massimo. Ti fai gli onori di casa. Aspetta, che mo' la inghiappettiamo. Guarda come si inghiappetta Massimo Boldi. Guarda, è finta! Wow, mamma mia! È talmente. No, guarda la. C'è anche pezzo da noi. No! C'è anche pezzo da noi. Benissimo. Corri che c'è un buco. Vai verso il buco. Vai verso il buco. Viva. No, troppo presto mi sono abbassato. Vabbè, non c'è più. No, ci ha tirato fuori. No, come è brutto. Come è brutto. Oh zio, ragazzi. Una plastica, c'hai un sacco di soldi. Ma si può. Vuole pure che la pila di andare un po' in tutto. No, ragazzi, la pila no, veramente tutto, ma non la pila. Non ci passa Massimo? Sì, ci allunga un braccio e ci piglia al volo proprio. Beh no, qua non ci passa, ok, c'è una morte. Sta okay, l'abbiamo trovata. Molto a caso, stavo andando aperto un po' sottolineando. Ok, è un po' accettato, dai. Va bene. Pila. È carica. Ma non è carica.
Ora, ti ricordi la strada per tornare al punto di partenza? Cioè per... Bisogna passare da Massimo. Fa visita. La scala. Dov'è la scala? Quella di solo che scala in giro? Forse dove stavo andando prima. C'è l'acqua. La scaletta lì si sarà svuotata perché abbiamo chiuso le valvole. Ho aperto. Non so. Insomma, qualcosa l'ha mossa. Non siamo idraulici, non sappiamo che ha fatto. Dove si va? Dalla fessura. Ah, beh. Dalla. Emanu! Buonasera! Tu non la foto, ti do lo schermo, ti faccio vedere lo schermo. Ma perché c'è. Suca, non ci pigli. Dai, ci stiamo così, dai. Sei ancora qua, sai. Ma mo si è appostato il tizio. 3, 2, 1. Tutto dritto. In vai, culo, vai, Massimo! Vai. In culo, Massimo! Zompa! Dove stava quella pozza? Qui stava, no? La pozza. Sì, si sta. Mi ricordo. Ah! Bingo, ragazzi! Ecco perché abbiamo detto di non scendere. Ci stava l'acqua. Ma Massimo da scendere le scale. No, mi sa che mi è totalmente in video che non so fare. Ma cade, se cade l'acqua da smuore. È un po' troppo grosso per scendere le scale. Non ci passa. Deve fare una cura dimagrante, Massimo. Dimagrante. Come si dice? Dimagrante. Il ma buio. Sto scendendo negli inferi praticamente. Allora, questa schiumetta. Questa acqua, no, è pulitissimo. Dolce. Ah, proprio questo fa la gara di apnea questo. Apnea, guarda come bello. Pure gli occhi aperti. Ho gli occhiali. Ragazzi, allora facciamo una cosa. Visto che il video si sta dilungando un po' troppo, io e lui vi salutiamo insieme al tizio che fa l'apnea. Torniamo al prossimo video. Ci vogliamo fare qualche prossimo sempre su Outlast. In questa serie insieme a DJDD, ragazzi. Alla prossima. Bella. Bless.